Amici telespettatori, bentrovati, eccoci per un nuovo appuntamento di 16 Live. Come facciamo ogni settimana, attenzione perché oggi parliamo di questioni legate al condominio, dunque chi non ha una questione con il condominio scagli la prima pietra, perché sicuramente di questioni ne abbiamo, almeno a parte quelli che sono ricchissimi, hanno le ville, insomma sono da soli e quindi non hanno problemi, casomai hanno questioni con se stessi. Detto questo, andiamo a salutare i nostri esperti della FIAC, come sempre, che risponderanno alle vostre domande che arriveranno allo 091 854 9171. Questo è il numero di telefono per porgere le domande, oppure utilizzate il numero di telefono che vedete qui in sovraimpressione, che è il 391 117 6872, ma solo WhatsApp, quindi potete inviare soltanto dei messaggi. Salutiamo come sempre il dottor Angelo Anzalone, amministratore della FIAC, e Marco Allegra, direttore centro studi FIAC. Ben trovati ad entrambi, come state intanto? Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Vi trovo in forma, vi trovo molto in forma oggi, anche perché durante la settimana di messaggi, di richieste, insomma di parlare con voi, ne arrivano sempre tantissimi. Dunque diamo subito il via alle danze. Però volevo introdurre con voi l'argomento che molti ci hanno posto, che è legato al condominio e super bonus 110%, tanto per cambiare, no? Come si fa a controllare la cessione del credito se l'amministratore tace? Così è titola Sole 24 Ore, come sfrutterà gli strumenti che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione degli utenti in materia di ristrutturazioni edilizie, perché c'è la possibilità naturalmente di tutelarsi. Cominciamo con Anzalone e poi sentiamo la parte più introspettiva della questione con la parte legale. Prego. Allora, la cessione del credito che effettua l'amministratore nell'ambito dei lavori condominiali è un'attività che appunto l'amministratore svolge, ma in nome e per conto dei condomini. Quindi questo significa che effettuando questa procedura i singoli condomini hanno la possibilità, attraverso lo SPID, di accedere alla propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate e verificare nell'apposita piattaforma l'avvenuta effettuazione di questa operazione. Sì. In più, se l'operazione è stata effettuata l'anno scorso, dovrebbero averne già traccia nella dichiarazione precompilata, la dichiarazione fiscale, quindi modello 730, modello unico, che è quella che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione, come dice la parola stessa, precompilata, sulla base dei dati già presenti in anagrafe tributaria, quindi tra questi anche la detrazione fiscale e la conseguente cessione del credito. Beh, avvocato, vuole aggiungere qualcosa a questa, diciamo, questa apertura? Questa impeccabile, diciamo, rappresentazione, non posso che acconsentire. Dire che diciamo non c'è nient'altro da aggiungere, se non che in termini sostanzialmente pratici bisogna ricordarsi che l'amministratore agisce in nome e per conto e deve sempre dare contezza di tutte le attività che fa, perché è previsto dal codice civile. Quindi qualunque condomino può chiedere un appuntamento all'amministratore per chiedere lo stato della pratica del superbonus, perché lo stato della pratica del superbonus ha degli step abbastanza complessi che non possono essere, diciamo, spiegati costantemente, magari per mancanza di assemblea, perché solitamente l'assemblea delibera la pratica del superbonus e poi si scatena una serie di attività svolte da tecnici e coadiuvate dall'amministratore, che ha un grosso carico e potrà relazionare o perché viene chiesto in assemblea o anche singolarmente al condomino. Infatti. Allora, prima di aprire i nostri post, naturalmente ricordiamo che è sempre meglio chiamare al numero di telefono 091 854 9171, perché in alcuni casi le questioni vanno approfondite magari con qualche domanda da parte dei nostri esperti. E allora sentiamo subito la prima telefonata. Pronto? Con chi parliamo e da dove ci chiama? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove ci chiama? Buonasera, sono Rita.
E sì. Chiamo da Palermo. Da Palermo. Prego, signora Rita. Dica. Vabbè. Signora Rita, è al telefono, è in diretta. Vabbè, allora dalla regia mettetevi in contatto con la signora Rita, spero che stia bene, insomma che non gli sia pigliata una cosa. Allora, che faccio? Aspetto oppure vado con il primo posto? Andiamo con il primo posto. La signora si è emozionata sicuramente. Noi andiamo con il primo posto intanto, perché sono veramente tantissimi, centinaia, migliaia, non lo so adesso quanti sono. Allora, buongiorno, mi chiamo Eleonora e da circa un anno e mezzo il mio condominio, composto da 25 famiglie, attraverso le riunioni condominiali, ha richiesto il super bonus del 110%, ecco, tanto per cambiare argomento. Il mio palazzo ha gravi problemi di sicurezza a causa di forti lesioni al porticato e appoggia su una parte del palazzo che sta cedendo. Ora, dopo varie riunioni condominiali e vari incontri con ditte e consorzio, si era definito il calendario dei lavori. Il bello è che queste date non sono mai state rispettate e ad oggi non abbiamo nessuna comunicazione da nessuno. La mia paura è che dopo continui rinvii questo 110% non venga fatto, mettendo in pericolo anche quella che è la nostra incolumità. Come possiamo tutelarci? Allora, tanto dobbiamo partiamo. Ricordarci che siamo sempre in tema di contratti, quindi i contratti prevedono obblighi da entrambe le parti. Sì. In genere, in questo momento storico si sta verificando che l'obbligato alla prestazione di facere si sente sostanzialmente non pagato, quindi se non risponde sa che il potere contrattuale economico il condominio non ce l'ha, perché pagherà con i bonus fiscali. Di contro, questo potere contrattuale che in effetti realmente manca comporta i condomini stessi e le amministrazioni condominiali a non fare delle diffide, perché sono a conoscenza del fatto che le aziende hanno difficoltà a far liquidare i bonus dei vari SAL che hanno magari completato. Quindi è sempre tutto collegato allo sblocco. Le aziende non avrebbero motivo di fermarsi se non perché non gli viene liquidato ciò che hanno fatturato a zero. Quindi come tutelarsi? Tutelarsi chiedendo la rescissione del contratto, ma non si avrà più nessun lavoro. Così potranno chiedere i danni, ma il palazzo rimarrà nelle condizioni e poi dovranno provvedere accantonando le somme e pagando loro i lavori. Certo, è chiaro. Dottor Anzalone, il bonus non esisteva, si accantonavano le somme e si rifacevano le facciate. Tra l'altro questo palazzo, da quello che ho capito, deve avere un intervento strutturale che sicuramente sarà stato vagliato con la normativa del sisma bonus. Certo, perché se c'ha questi problemi strutturali, chiaramente, insomma, è chiaro. Anzalone, vuole aggiungere qualcosa in merito? Beh, diciamo che l'avevamo preannunciato anche un po' di tempo fa, che la casistica dei bonus edilizi e in particolare la problematica connessa alle operazioni di cessione del credito e alla conseguente liquidazione del credito d'imposta sarebbero state foriere di una serie di possibili contenziosi legali tra committente, quindi condominio, singoli condomini e imprese. Probabilmente la mole spropositata che anche in termini economici, perché parliamo di diverse decine di miliardi di euro, fa sì che questo problema diventi di interesse e di portata nazionale. Quindi è evidente che occorre che vi sia una chiarificazione dal punto di vista legislativo anche in merito alla responsabilità in conseguenza derivante appunto dalla mancata possibilità per il condominio di effettuare i lavori perché l'impresa appaltatrice non ha potuto liquidare il credito. Allo stato attuale bisognerebbe vedere, appunto, come diceva correttamente l'avvocato, cosa prevedono i contratti, perché parliamo sempre di un contratto d'opera dove un'impresa si impegna ad eseguire
delle opere a fronte di un corrispettivo, e in questo momento il problema è appunto la esigibilità, la liquidità di questo corrispettivo. Bene, allora andiamo alle telefonate. Pronto? Con chi parliamo? Siamo riusciti a recuperare la signora prima? Pronto? Sì, 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 sono in linea. Tutto a posto, sta bene? Sì, sì. Sì, sto bene. No, c'era stato un problema del telefono. Ah, ecco. E allora io ringrazio di nuovo. Prego. E vi saluto. E volevo porre due questioni. Dica. La prima è: che maggioranza ci vuole per poter installare in un condominio antenne di gestori telefonici? E la seconda, per questioni relative alla sospensione anche temporanea del riscaldamento centralizzato, hanno diritto di voto anche coloro che si sono distaccati, i quali pagano sempre una piccola quota? Ti ringrazio. Bene, grazie, gentilissima. È stata molto precisa la signora. Allora, Anzalone, cominciamo. Intanto questa storia della telefonia e poi vediamo quella dei riscaldamenti. Ma non è prevista dalla normativa una deroga al principio generale della delibera conseguente dall'utilizzo di una parte comune. Quindi la delibera assunta con le maggioranze ordinarie, quindi la maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresenti almeno 500 millesimi, perché comunque parliamo di un'attività straordinaria, è sufficiente per poter deliberare. È chiaro però che bisogna sempre tenere in considerazione il fatto che l'utilizzo del bene comune deve garantirne il parimenti uso a tutti i condomini, quindi se la terrazza ha un uso specifico e se la presenza dell'antenna possa pregiudicarne questo tipo di uso, allora in quel caso la delibera potrebbe anche essere impugnata. E per quanto concerne l'altro problema, che era quello legato ai condomini che si sono distaccati dall'impianto di riscaldamento centralizzato, anche in questo caso la giurisprudenza magari probabilmente lo avrà affrontato, ma dal punto di vista legislativo sono sempre i partecipanti al condominio che hanno diritto di voto in assemblea, quindi a prescindere o meno del fatto che si siano o meno distaccati dall'impianto di riscaldamento centralizzato. Quindi poiché la regolamentazione dell'accensione dell'impianto di riscaldamento è una prerogativa a vantaggio dell'assemblea, all'assemblea partecipano tutti e quindi hanno diritto di voto. Ecco, sentiamo anche l'avvocato Marco Allegra, che magari dal punto di vista legale può aggiungere sia per l'uno che per l'altro. Antenne, la maggioranza potrebbe tentare di azzardarsi più qualificata, fino a 2/3, perché spesso questi lavori comportano delle modifiche delle parti comuni per l'installazione dell'antenna, quindi potrebbe essere considerata un'innovazione, quindi arrivare a 2/3. Questo per avere certezza giuridica ed evitare che venga impugnata la delibera. Detto questo, dico saremmo nei limiti di un'opera straordinaria e quindi per sicurezza andrebbe fatta nei 2/3. Sul discorso del riscaldamento, ovviamente è notorio che chi si distacca dal riscaldamento resta proprietario dell'impianto comune e ne deve curare la manutenzione, quindi dipende dall'oggetto della delibera. Se l'oggetto della delibera sarà per esempio su una rateizzazione delle spese, delle morosità relative alle bollette di riscaldamento magari non pagate, allora è certo che il condomino non può votare perché si è distaccato, ma siccome questo può accadere solo con altri gestori e con questo non accade, delibere sull'utilizzo se non che riguardi magari gli orari, per esempio. Ma se si tratta di delibere che hanno ad oggetto la parte strutturale dell'impianto, certamente hanno diritto di voto e possono partecipare.
Bene, abbiamo soddisfatto, credo, ampiamente la signora che ci ha già chiamato. Vi ricordo sempre il numero di telefono 091 854 91. Io, se vuole, vorrei aggiungere domani qualcosa sul super bonus, perché è stata fatta una relazione alla Camera recentemente. Sì. Una commissione parlamentare ha verificato qual era lo status degli enti bancari. E le banche allo Stato, con una capienza di 81 miliardi, ne hanno già vincolati 77. Questo per far comprendere quanto le banche hanno poca difficoltà di muoversi. Quindi ora la nuova frontiera è quella della quarta cessione, cioè dei correntisti partite IVA che al momento di pagare le tasse acquisteranno il credito a 105 per guadagnarci il 5%, che le banche potrebbero acquistarle al 100, certo, al 90, insomma, certo, certo, guadagnare sul correntista, cioè rendere la moneta fiscale sostanzialmente un titolo da vendere. Ma quanti saranno i correntisti così invogliati? Stiamo parlando sempre di privati che devono usufruire, devono acquistare un qualcosa, cioè devono acquistare moneta fiscale per un loro interesse. Ed è una scelta come quella delle banche. Certo, certo. Quindi è il mercato stesso che ci dirà se va avanti ancora il super bonus, nonostante la normativa ci dica che c'è ancora tempo. Bene. Vabbè, andiamo avanti perché sono tante le telefonate. Pronto, con chi parliamo e da dove ci chiama? Buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Sono Rosario e chiamo da Palermo. Ben trovato. Rosario, prego, ponga la sua domanda. Allora, io sono un portiere di condominio a Palermo. E in pratica lunedì c'è stata una riunione condominiale dove si è portato, o meglio un condomino ha portato avanti la proposta di trasformare la portineria in part-time invece a tempo pieno. Sì. Non di meno a questo, perché il condominio mi ha chiesto se in via bonaria posso accettare questa proposta, dato il problema dei vari economici che ci sono all'interno del mio condominio. Però non è questa la mia domanda è un'altra. Un condomino ha diciamo, si è vantato il fatto che monitorizza la mia giornata lavorativa in tutto e per tutto, cioè negli orari di lavoro, anche con foto e documentazioni varie. Io volevo sapere se è una cosa regolare il fatto che un lavoratore nel suo posto di lavoro sia anche privo di andare a prendere un semplice caffè fuori dall'ambito lavorativo e deve stare su questa diciamo quasi spada di Damocle, occhio di Grande Fratello puntato addosso. Tutto qua. Ma che cosa le hanno contestato? Cioè, lei non è che lei se ne va, perché ho capito, lei se ne va al bar. A parte il fatto che non ho presenziato all'assemblea, quindi mi è stato semplicemente riferito. Alcune cose. Però, ma riferito ufficialmente oppure riferito così per amicizie? Riferito in modo amichevole, l'unica cosa ufficiale che mi è arrivata davanti alla parte dell'amministratore è il semplice fatto che c'è questa proposta del condominio, se voglio bonariamente passare al part-time. Io ho rifiutato, naturalmente. Vabbè, ma le hanno detto, dice, guardi, le hanno fatto le fotografie mentre lei se ne va al bar? Sì, no, dice che addirittura questo condominio ha un dossier sul mio punto, quindi addirittura dalla serie cos'è, servizi segreti del condominio saranno i servizi, sì, segreti, sì, sicuramente. Vabbè, togliendo un paio di condomini, non tutti, e vabbè, chiaro. Allora, sentiamo se è lecita questa azione. Se è lecita, diciamo, questa cosa fatta dal condominio nei suoi confronti. Allora, sentiamo prima Anzalone e poi mi sa che l'avvocato Allegra qui entrerà a gamba tesa, diciamo. Prego, Anzalone. Intanto è ormai risaputo nella materia, cioè nell'ambito dell'amministrazione condominiale, che c'è una normativa, o meglio un vademecum ben preciso in materia di privacy, e all'interno del quale è sicuramente vietato apporre una videocamera di qualunque tipo, anche il semplice telefonino, che riprenda costantemente il lavoratore nell'ambito dello svolgimento del suo servizio. E questa è una. Quindi sicuramente c'è una violazione dal punto di vista della privacy,
che potrebbe seguire poi un suo corso se chi si sente violato ovviamente intende farlo. Per quanto riguarda l'allontanamento dal luogo di lavoro, è chiaro che l'allontanamento dal luogo di lavoro non può avvenire in modo spontaneo, ma deve essere autorizzato dal datore di lavoro. Allora, nella fattispecie del portiere, il datore di lavoro è l'amministratore. L'amministratore che ovviamente agisce in nome e per conto dei condomini, quindi il portiere che si allontana dalla guardiola senza autorizzazione lo fa in modo improprio. Però c'è la pausa caffè, per esempio, no? Esiste in tutti non i è posti di lavoro. Il contratto di portineria non è previsto. Non è prevista nessuna pausa durante la giornata. Credo nei contratti di lavoro comunque in generale, però vabbè, adesso sentiamo l'avvocato che magari potrebbe scendere, è una cosa un po' più strettamente legale questa. Riguarda più prettamente il diritto del lavoro, però il rapporto tra il condomino e il portiere è un rapporto comunque mediato, perché come diceva il dottor Anzalone è l'amministratore, il datore di lavoro. Il condomino può esprimere pareri in maggioranza assembleare, sviluppare una maggioranza, una decisione assembleare, cioè lui potrebbe dire la sua e gli altri condomini dire diversamente, e quindi magari il suo pensiero essere una minoranza. Quindi è vero che un portiere si sente il dipendente di 50 famiglie, ma di fatto è dipendente di una compagine che è amministrata da un soggetto ed è l'unico referente al quale lui deve dare conto e che può fare le contestazioni disciplinari. Quindi se lui non ha avuto delle contestazioni disciplinari formali da parte del suo amministratore, il comportamento extra contratto da parte di questo condomino è un comportamento che può sfociare in elementi, in azioni di altro tipo, perché sostanzialmente sta disturbando la vita contrattuale del portiere, non si sta comportando secondo buona fede. È una cosa molto sottile da spiegare in televisione. Comunque non è giusto che un lavoratore sia pressato nel posto di lavoro di chi non si ci può rivolgere, con minacce o con, se non tramite lo strumento assembleare. Vabbè, però abbiamo capito insomma che la questione insomma è molto così, ancora molto. Poi sulla raccolta fotografica dei soggetti sicuramente non si possono puntare telecamere fisse, sicuramente non si può seguire però la giurisprudenza insegna che in materia contrattuale le prove fotografiche e fonografiche da determinate condizioni possono essere prodotte per tutelarsi. Quindi dire c'è un dossier, non so cosa c'ha e come è stato fatto. Certo, bisognerebbe scendere. È una risposta che si potrebbe dare soltanto in forma generica. Sicuramente non può il lavoratore subire un mobbing condominiale o uno stalking condominiale, perché il lavoratore deve essere trattato in maniera corretta dal datore di lavoro. Esatto. Va bene, credo che abbiamo dato le spiegazioni insomma intanto al nostro amico che ci ha chiamato allo 091 854 9171. Continuiamo ancora ad accontentare le richieste che ci arrivano. Prima diamo priorità naturalmente alle telefonate. Pronto, signor Paolo, da dove ci chiama? Non ci chiama, è caduta la linea sul signor Paolo. Allora, datemi un post, nel frattempo richiamiamo il signor Paolo. Salve, siamo un piccolo condominio gestito da me a titolo gratuito, spese luce, contatore, commercialista, eccetera, anticipate da me, di una piccola palazzina di 2 piani con 4 unità abitative. L'ascensore richiede una manutenzione straordinaria. Gli altri condomini, che tra l'altro al primo piano ci stanno solo nel periodo estivo, possono rifiutarsi al pagamento? E se sì, cosa posso fare? Grazie, Giuseppe. Anzalone.
Allora, abbiamo detto più volte che il numero di condomini e quindi la sua dimensione non pregiudica quelle che sono le normative in materia assembleare. Quindi l'amministratore deve provvedere a convocare un'assemblea che dovrà deliberare con le maggioranze previste. L'intervento di manutenzione straordinaria bisognerebbe vedere anche che incidenza economica ha per poter effettivamente configurarlo come tale e richiedere la maggioranza qualificata, perché altrimenti, se non fosse così, potrebbe anche deliberare la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'unità immobiliare. È chiaro che se l'assemblea non dovesse seguire i lavori, rimane sempre la possibilità per i condomini di far valere le proprie ragioni in ambito legale, perché comunque il bene comune deve essere mantenuto in esercizio. Quindi i condomini non possono rifiutarsi dal sostenere le spese necessarie per mantenere in esercizio l'impianto. Bene, avvocato, vuole aggiungere qualcosa? No, credo che sia stato sempre inappuntabile il dottor Anzalone. Il signor Paolo l'abbiamo recuperato. Da dove ci chiama, signor Paolo? Da Valle Lunga, provincia di Caltanissetta. Valle Lunga, provincia di Caltanissetta. Bene, allora dica qual è la questione, che problemi abbiamo? Allora, io ho un problema con l'INPS. Con l'INPS? E cosa c'entra? Sì. col condominio? No, io non è col condominio. Ieri ho visto che parlavate di pensione, di cose, ieri sera. Ho visto che parlavate di pensione. Allora, signor Paolo, le spiego, sì, così lo faccio per tutti i telespettatori, perché ormai siete diventati tanti. Allora, noi ogni giorno facciamo una puntata alle 15 in diretta con un argomento diverso. Ieri abbiamo fatto IMSS, CAF, patronato, biribiblu, e oggi facciamo condominio. Lei ha qualche problema col condominio? No, io ho casa singola, ce l'ho. Meno male, e lei è tranquillo. Io ho problemi con l'INPS, lei mi dica quando gli devo telefonare. Mercoledì prossimo alle 15 c'è l'appuntamento, ogni mercoledì c'è l'appuntamento con il caffè patronato, va bene? Lei tanto c'ha la villa, quindi è da solo, non ha condominio. Ha una villa? No, io tutto. Io ho solo problemi con l'INPS e basta. Va bene, signor Paolo, mi saluti la famiglia. Allora, mercoledì alle 15 ci posso telefonare, giusto? Io l'aspetto qua. Lei mi chiami, che io l'aspetto. Va bene? Va bene, la ringrazio. Arrivederci, signor Paolo. Va bene. Ecco, sì, appunto, cioè, lo capisco, la regia giocano, no? Perché lì si divertono, noi lavoriamo qua, io, l'avvocato, Anzalone, cose varie. Il telespettatore ci ha incuriosito, mi sa che mercoledì saremo tutti... Perché ha un problema con l'INPS. Per capire qual era la problematica. Con l'INPS, non è che... Va bene, datemi... Secondo me il super Anzalone sapeva rispondere anche a questo. Secondo me sì, ma glielo l'ho evitata, insomma, proprio per non buttarla pure addosso. Ci potremo provare eventualmente, ma non credo che avevamo magari. Vabbè, richiamatemi Paolo, che Anzalone vuole rispondere al problema dell'INPS, così facciamo prima. Allora, mi sa che possiamo fare una brevissima pausa. Sì, siamo al punto di fare una brevissima pausa. Prendiamo il caffè e voi continuate naturalmente a chiamarci allo 091 854. La pausa caffè qui è concessa, allora? Sì, qui la pausa caffè è concessa, andare, per contratto, proprio per contratto, noi ce l'abbiamo nel contratto qui in TV, e quindi non c'è problema. Allora, fatemi dire il numero in milanese, così, perché tanto in streaming andiamo in tutta Italia. 091 854 9171, vi aspettiamo tra poco. Con
Con il poliambulatorio MediClinic scoprirai come prenderti cura al meglio della tua salute. Oltre 50 specialisti di altissimo livello, supportati dalle più innovative tecnologie diagnostiche e terapeutiche, sono pronti a seguirti, creando per te un percorso assistenziale costruito in base ad ogni tua specifica esigenza. Non rinunciare al tuo benessere. Dai valore alla tua salute. Vieni da MediClinic, modello sanitario d'eccellenza. A Bagheria, in via Falcone Morvillo 64E. MediClinic, universo di salute per la cura e il benessere di tutta la famiglia. La Sama Onlus assiste a domicilio sin dal 1994 i malati non guaribili bisognosi di cure palliative. La Sama Onlus, attraverso il suo personale, fornisce il sostegno psicologico e sociale anche alle famiglie dei pazienti. La SAMO svolge la sua attività senza fine di lucro ed è accreditata con il Servizio Sanitario Regionale e convenzionata con le ASP di Palermo, Catania, Trapani e Agrigento. Dona il tuo 5 per 1000 per sostenere l'attività dell'associazione SAMO Onlus. www.samoonlus.org. La salute dei pazienti al centro del nostro lavoro. Studio medico polispecialistico Ippocrate, una gamma completa di servizi sanitari effettuati da medici specialisti e con strumenti diagnostici all'avanguardia per assicurare un'elevata qualità sanitaria in tempi brevi e costi sostenibili. Studio medico specialistico Ippocrate, via Marco Tullio Cicerone 15, Bagheria. Pensa al tuo giorno più bello. Immaginalo circondato da una cornice raffinata e accogliente, immerso in una suggestiva location che ti farà vivere emozioni esclusive nello splendore di un paesaggio incantevole. Ora smetti di immaginare e inizia a organizzare il tuo matrimonio al Casale San Leonardo. Eventi di pregio dove regalare agli ospiti la magia di attimi di impareggiabile bellezza. Gli spazi del Casale San Leonardo sono composti da splendidi giardini, la terrazza, il baglio e sono in grado di ospitare matrimoni, cerimonie ed eventi all'aperto. Scegli tutta l'eleganza del Casale San Leonardo. Uscita Bivio per Vicari. Casale San Leonardo. La prossima bolletta ti fa paura? Sei angosciato per i cambiamenti climatici? Ma rilassati! Non esistono solo gas e petrolio per la tua energia. Ci sono molte alternative sostenibili. Tu puoi risparmiare e il pianeta ti ringrazia. Non ci credi? Scoprilo su civico5.0.it e chiotoclub.org. Vi aspettiamo lunedì 3 ottobre sulla pagina Facebook del Pio Fest Sicilia 2014-2020, dove a partire dalle ore 11 si svolgerà in diretta streaming dall'Orto Botanico di Palermo la cerimonia di premiazione dei migliori team siciliani che hanno partecipato al progetto ASOC a scuola di Open Coesione 21-22. Vai su euroinfosicilia.it, prodotto cofinanziato dall'Unione Europea. In Sicilia, al largo di Capopassero, a 3.500 metri di profondità, nasce il più grande laboratorio per la ricerca scientifica marina d'Europa. Gli strumenti di rilevazione installati nei fondali siciliani permetteranno di monitorare in tempo reale lo stato di salute del nostro mare. IDMAR, il più grande telescopio sottomarino mai realizzato. Regione Siciliana e Unione Europea, obiettivo raggiunto. Vai su euroinfosicilia.it, prodotto cofinanziato dall'Unione Europea.
Colleghi condomini, eccoci qua, questa è la seconda parte del Condominio Risponde. Se avete domande, questioni, chiamate lo 091 854 9171, ma fate presto perché non abbiamo tanto tempo a disposizione, e abbiamo invece a disposizione gli esperti della FIAC, il dottor Anzalone e l'avvocato Allegra, che sono sempre pronti a rispondere alle vostre domande di qualsiasi natura. Dove possiamo naturalmente, ma non è mai successo che non avete risposto mai in questi ormai quasi 2 anni, adesso non so quanto tempo andiamo in onda, insomma abbiamo fatto 2 anni e mezzo, ecco, l'avvocato c'ha sempre i dati pronti. E noi siamo pronti, è pronto anche il nostro prossimo o prossima telespettatrice, non lo so, Antonio, da dove ci chiama Antonio? Da Palermo, ben trovato. Allora, la questione che abbiamo in sospeso qual è? La questione è un problema condominiale. Ovvio. Volevo una delucidazione dal dottor Anzalone. Prego, dica. Si tratta di questo, una palazzina di 6 vani è mantenuta da un amministratore. Sì. Questo amministratore a tutt'oggi non ha fatto nulla per fare la richiesta del 110, del bonus 110, nel senso che siccome c'è la palazzina ha bisogno di strutturazione del tetto per infiltrazione d'acqua, sì, e della facciata per l'intonaco cadente, sì, che credo che sia una mala gestione da parte dell'amministratore che non si sia preoccupato di creare i presupposti per poter agevolare anche i condomini nella spesa. Scusi, le posso fare una domanda? Ma voi avete deliberato in assemblea di voler fare i lavori? Nell'assemblea è stato deliberato che bisognava fare la richiesta per il bonus 110. E l'amministratore non l'ha fatto? Prego? L'amministratore non l'ha fatta la richiesta? Ritengo che non l'abbia fatta. Ritiene... Tutto, dopo 6-7 mesi, 8 mesi, quanto sono, non si è visto nulla, non si sa nulla. Ma lei si parla con l'amministratore? Vi parlate con l'amministratore, sì? Prego, sì. Sì, e lui che le dice? Stiamo provvedendo, non è una risposta fattibile. Sentiamo Anzalone, non so se le può dare dei consigli. Sì, la ringrazio. Prego. Anzalone? Io intanto non ho sentito molto bene la telefonata, mi sembrava disturbata, almeno a me arrivava disturbata. A me pure. No, queste sono le connessioni, io l'ho sentito perfettamente. Allora, riepilogo velocemente. Praticamente il signore dice che hanno deliberato in assemblea possibilità di richiedere la pratica per il 110, per il super bonus, ma a distanza di 7 mesi l'amministratore nicchia. Nel senso, è un amministratore che nicchia. Quindi, che cosa può fare il nostro amico? Allora, intanto la delibera del superbonus è un'accezione abbastanza generica, perché abbiamo detto più volte che la procedura per realmente portare il condominio ad effettuare i lavori usufruendo di questo beneficio fiscale è molto complessa e prevede più delibere. Quindi la prima delibera, la prima domanda che mi permetto di dire è: ma questa delibera in pratica in che cosa è consistita? Cioè, c'era già una proposta contrattuale che l'assemblea di condominio ha deciso, a cui l'assemblea di condominio ha deciso di aderire, quindi l'amministratore poteva attivarsi per sottoscrivere il contratto, oppure l'assemblea si era limitata a conferire mandato all'amministratore di reperire, ecco, la seconda secondo me. Però chiediamolo al nostro amico al telefono, che è ancora al telefono, giusto? Sì. Sì, la seconda. Cioè, avete detto incarichiamo l'amministratore perché porti avanti le pratiche per la richiesta, sì, del superbonus. Ecco, esatto. questa è la situazione, Anzalone. Ma le pratiche, però sono passati 7 mesi. Non si portano avanti le pratiche, bisogna trovare innanzitutto un soggetto giuridico di controparte, un'impresa, un consorzio che di imprese o una ESCO a cui materialmente il condominio conferisce in carico. Quindi, vabbè, chi la deve trovare? Scusi l'ignoranza, ma chi la deve trovare? Se è stato dato in carico all'amministratore, chi lo deve fare? Se è stato dato in carico all'amministratore, l'amministratore cercherà sul mercato
la disponibilità di qualche soggetto di questo tipo. Ma se il nostro amico ci dice 7 mesi fa, io le posso dire che 7 mesi fa già era molto, ma molto difficile trovare sul mercato un soggetto affidabile che potesse portare a compimento questo incarico. E comunque a distanza di 7 mesi probabilmente sarebbe stato più corretto che l'amministratore avesse indetto l'assemblea per comunicare ai condomini se magari questa ricerca è stata vana, oppure se questa ricerca si è concretizzata e allora si doveva far dare mandato per sottoscrivere gli incarichi. Mm. Allora, sentiamo il nostro amico, non mi ricordo il nome, scusi, me lo ricorda? Antonio. Antonio, signor Antonio, da qui a 7 mesi fa avete fatto altre assemblee, avete parlato? No. L'amministratore vi ha detto che stanno pensando di fare e non le ha detto nient'altro, non le ha detto che abbiamo... Si sarebbe preoccupato per la per quanto riguardava l'impresa. E poi è venuto fuori che siccome c'erano delle strutture sui balconi non era più possibile fare richiesta, insomma ha dato un poco di scuse varie. Vabbè, è probabile che abbia pure difficoltà a trovare delle aziende, diceva il dottor Anzalone. Bisognava dare ragione all'amministratore, in quanto poi gli abitanti dei condomini sono tutte persone anziane che non è che abbiano molta possibilità e disponibilità e conoscenza. Certo, quindi la difficoltà è questa. Avvocato, possiamo dare qualche cosa? La difficoltà è collegata proprio al mercato. Ovviamente la delibera super bonus è completa quando si verifica un triplice fatto, cioè che il condominio ha deliberato che di usufruire del super bonus, che ha trovato un interlocutore che esegue i lavori, cioè un'impresa, e che questa impresa abbia o un general contractor o sia in condizioni di monetizzare il credito ceduto. Per tutto quello che abbiamo detto e che si sente in questo momento, la cosa che si deve fare è di trovare un interlocutore valido, anzi validissimo, che dica: o mi sconto io direttamente il credito con le mie tasse, oppure sono in condizioni di trovare un acquirente del credito, che può essere anche diverso dalle banche, perché per esempio oggi ci sono dei fondi comuni di investimento che stanno tentando di acquistare, ma il mercato ci dice, questo per notizie, che questi fondi per esempio stanno acquistando i crediti a prezzi veramente esorbitanti, che mettono le aziende di fronte a un bivio di scelta terribile. Difficile. Si parla di acquistare il 110 all'84% o numeri di questo tipo, e quindi un'impresa poi non ha più il margine dell'utile, quindi l'amministratore non può essere un super amministratore. Il condomino deve di fatto l'amministratore in questo momento non è inadempiente, perché l'assemblea avrebbe dovuto dargli un tempo, trovi un'impresa entro 3 mesi, altrimenti il super bonus non lo faremo più. Se si dice all'amministratore di cercare un'impresa, l'amministratore cerca l'impresa fino a che il termine è scaduto, e devo dire che l'amministratore ha tutto l'interesse che il palazzo sia sistemato, perché i palazzi degradati comportano per gli amministratori delle magagne, delle responsabilità, un'amministrazione diciamo non buona. Quindi non credo che l'amministratore abbia disinteresse, questo il signor Antonio se lo può assolutamente togliere dalla testa, ma ha delle concrete difficoltà, quindi anche i condomini stessi in questo caso devono cercare partner che siano in grado di dire sono pronto a fare questo edificio e ho chi mi acquista il credito. Va bene, suggeriamo naturalmente che le responsabilità degli amministratori in questo caso non ci siano proprio, perché il mercato è buttato a chi acquisterà il credito. E ci sono tante difficoltà. Se avessero immediatamente qualcuno che acquista il credito, farebbero il lavoro in 2 secondi, invece sono in questo momento paralizzate e preoccupate. È vero.
È vero. Allora, suggeriamo naturalmente, visto che verba volante, di scrivere. Scriva all'amministratore, date un tempo naturalmente entro il quale bisogna dare delle risposte se si trova l'azienda, eccetera, eccetera, così come suggerivano i nostri esperti. Pronto, abbiamo la signora Rita al telefono. Da dove ci chiama, signora Rita? Buongiorno, sono Buonasera. Sempre la signora Rita che ha chiamato poco fa e chiamo da Palermo. Bene. Io desideravo avere un chiarimento relativo alla mia domanda per il riscaldamento centralizzato. Sì. Non so se si ricorda. Sì. La mia domanda discendeva dal fatto che un inquilino aveva proposto di spegnere quest'anno il riscaldamento centralizzato. Perché vi chiedo, per fare questo, che maggioranza ci vuole e se coloro che si sono distaccati hanno diritto di voto? Sì. Proprio per questa ragione particolare, perché voi parlavate di oggetto, ecco, il mio oggetto è questo. Ecco, l'oggetto è praticamente che c'è un condominio che vuole spegnere tutto perché c'è l'emergenza energetica. Evidentemente, insomma, la risposta non è difficile, si immagini che la so pure io, però la faccio rispondere dagli esperti. Anzalone, prego. Allora, intanto la sospensione dell'impianto di riscaldamento, del funzionamento dell'impianto di riscaldamento, non deve trasformarsi in una chiusura dell'impianto stesso, perché in quel caso, essendo un bene comune, come abbiamo detto anche prima per quanto riguarda l'ascensore, non si può abolirlo del tutto perché occorrerebbe l'unanimità di tutti i condomini. La sospensione dell'impianto del funzionamento dell'impianto può avvenire, per esempio, se c'è da effettuare dei lavori di straordinaria manutenzione per i quali c'è da perdere del tempo. Allora, in quel caso, anche sotto il profilo della raccolta dei fondi, l'Assemblea può deliberare. Per quanto riguarda la sospensione del funzionamento dell'impianto di riscaldamento, perché, come mi pare di capire, avverrà a breve anche con l'esperienza diretta del sottoscritto, perché, come dicevo prima, i costi di funzionamento dell'impianto, quindi non di manutenzione, ma di funzionamento dell'impianto, legati al costo della materia prima, quindi del combustibile, quindi il metano, piuttosto che eventualmente il GPL, questo è un qualcosa che non è mai successo, quindi potrebbe aprire anche in questo caso il dibattito sulla liceità di una delibera sotto questo punto di vista, perché è chiaro che un impianto di riscaldamento che mediamente ha sempre avuto un costo per tenere in esercizio, adesso parliamo di costi che sono triplicati, quadruplicati, è chiaro che cambiano un po' le carte in regola. Quindi l'Assemblea sicuramente prende una decisione e la prende con una maggioranza, ma rimane sempre la facoltà per chi non è d'accordo di poter impugnare quella delibera, e allora in quel caso si apre un contenzioso che effettivamente sotto questo profilo secondo me non ha grossi precedenti giurisprudenziali, quindi è un po' difficile dipanare questo argomento. Ecco, sentiamo proprio l'avvocato, così perlomeno completiamo questo argomento. Ma sull'argomento, diciamo, ritengo che la questione, dottor Anzalone, sia stata posta nei termini esattamente precisi, cioè è questa, cioè è un bene che porta anche valore all'immobile, avere un immobile con un impianto di riscaldamento. Sì, ho capito. Quindi, però la questione è che adesso tutti hanno l'esigenza perché c'è un'emergenza energetica. Allora, io penso che di questi casi ne avremo a seguire tanti, perché tutti stanno pensando, dice, ragazzi, qua non si possono pagare più le bollette, questo è il problema. E allora che possiamo fare? Si può spegnere il riscaldamento e ognuno spende quello che vuole, insomma, se si vuole mettere la stufetta si mette un'altra cosa, non lo so, si fa. Intanto ricordiamo che il singolo condomino che soffre del problema economico può distaccarsi dal riscaldamento perché gli è consentito dall'impianto. Quindi, perché vuole fare distaccare anche gli altri? Io non, no, la signora non chiedeva, non vedo una legittimità di questa delibera se non presa, anzi addirittura all'unanimità o da fatti contingenti. Per esempio, vengono sospesi gli impianti di riscaldamento perché vanno adeguati alle normative antincendio.
Certo. Io ho avuto dei condomini. No, la signora voleva sapere, ma si può proprio spegnere, cioè se tutta l'assemblea, tutti i condomini sono d'accordo, eccetera, no, eccetera. Perché all'unanimità sì. Ma a maggioranza qualificata no, perché il singolo condomino che lo può propone fare, si può fare ricorso. Solo. Certo. Allora, io capisco che in questo momento c'è un'emergenza anche economica delle persone. Ieri a Rete 4 c'era un servizio dove in un paese non ci sono più impianti di metano, le persone hanno trasformato impianti di casa a bombola, sia per il riscaldamento che sono tornati indietro per non pagare. Ma guardi, anch'io l'ho fatto, cioè anch'io l'ho fatto, io ho staccato, cioè io mi sono staccato dal condizionamento eccetera eccetera, e adesso sono a tagliare la legna ogni fine settimana. Taglio la legna. Ha consentito, soprattutto con la riforma del 2012, il distacco all'impianto di riscaldamento per non pagare le bollette, è possibile farlo singolarmente. Si può fare. Va bene, signora, è soddisfatta? Ha afferrato, diciamo, il concetto? La signora ce l'ho sempre al telefono? Tutti sono in grado di staccarsi e fare un impianto di riscaldamento autonomo, quindi è giusto questo, che se si vuole distaccare assume la propria responsabilità singolarmente. Ma spegnere tutto l'impianto ci vuole l'unanimità, è questo il concetto. D'accordo, finale. Grazie. Va bene, prego, prego, grazie, arrivederci. Allora, andiamo ancora avanti, veramente tantissimi post che arrivano, però prima sempre priorità alle telefonate. Pronto, con chi parliamo, da dove ci chiama? Giuseppe Botta. Giuseppe, da dove ci chiama? Da Catania. Da Catania, prego signor Giuseppe. Allora, le cose sono tante che dovrei dire, ne dico una intanto. Una, almeno. Da tanto tempo, da anni, che si sono fregata la grata del garage per scendere nel garage. Che si sono fregati, scusi? La grata. Per scendere nelle... il cancelletto. Per scendere nel garage, posso dire, c'è questa grata, che c'è lo scarico dell'acqua. E da anni che se la sono fregata, e l'amministratore ancora non provvede a fare questa grata. Grata. Non lo so, è da denunciare questo amministratore per un lavoro del genere che dovrebbe intervenire subito. Allora, io so anche questa, la risposta la so anche questa, però gliela faccio dire dall'esperto Anzalone. Prego, dica. Allora, abbiamo detto poc'anzi che l'amministratore si deve attivare per mantenere in funzione, mantenere in esistenza, custodire le parti comuni. In questo caso, se questa grata è stata asportata, è chiaro che l'amministratore deve provvedere nei tempi necessari a ricollocarla. Se però ci sono problemi di costi e quindi anche problemi economici, allora il consiglio che posso dare è quello di sottoporre all'assemblea del condominio la necessità di provvedere a queste opere e disporre un piano di raccolta fondi. Però ripeto, il condomino, un bene preesistente, ha tutto il diritto di richiedere che venga ripristinato. Esatto, però probabilmente se il condominio è in sofferenza, allora l'amministratore ha delle difficoltà, che vuole fare? Vuole chiaramente, deve coinvolgere gli altri, perché dice attenzione. Io credo che la domanda era se questa è una spesa in urgenza che l'amministratore può fare senza le dribbe l'assemblea o no. Certo, se ci sono, se è stata tolta una grata che pone problemi di sicurezza ed è una spesa che è diciamo limitata, l'amministratore può ripartire le somme senza delibera e fare la spesa. Perfetto. È chiaro sì, signor? Sì. Sono anni però che dovrebbe intervenire, non dipende. Qualche anno fa mi è andato a dire che ci vogliono 25 euro ciascuno per fare la grada. Poi ci sono tante condomini che dicono: cos'è di fatta di ora questa grada? Perché tutti questi soldi? Io la mia parte l'ho messa e tante non l'hanno mandato questi soldi. E ancora siamo lì. E allora lei scriva una bella email magari in prima istanza, ricordandosi: guardi che per motivi di sicurezza lei deve far ripristinare la grata che si sono fregati.
Quindi la preghiamo di intervenire urgentemente, punto. L'ho già mandata, ma non si muove completamente. Questo è uno dei tanti, come io per esempio ho già avuto una causa per danni alla mia casa, che quando piove devo prendere l'acqua a palate. Perché ha infiltrazioni d'acqua. Ha infiltrazioni, sì, delle facciate. E l'acqua è, non lo dico come scorre. Sempre sono lavori che vanno discussi, no? Come... è stato già, sono 15 anni che ci vado adesso. Ah, addirittura. Sono 15 anni. Perché non si può avere niente questo amministratore. Se sono una serie di problemi che voi avete, si può fare qualcosa. A volte non è l'amministratore il responsabile di questa situazione, sono i condomini stessi che non deliberano di sistemare l'edificio, quindi lei deve si rivolga a un tecnico esperto, a un legale, per vedere se lei ha la possibilità da solo di poter adire l'autorità giudiziaria. A mio avviso sì, però è opportuno che si vada a guardare il suo caso, il suo legale guardi i luoghi e comprenda se può forzare l'amministrazione condominiale a fare dei lavori, altrimenti subirebbe una causa di danni da parte sua. È chiaro. Va bene, credo che abbiamo anche accontentato il nostro amico, insomma lei approfondisca con il suo avvocato, e se sono 15 anni che ha l'avvocato, insomma che la porta per 15 anni pure l'avvocato, cioè, cambia avvocato, che le devo dire? No, allora, no, per carità, con tutto non il rispetto e nel rispetto della privacy, per carità. Allora, pronto, ultima telefonata, dobbiamo essere velocissimi perché siamo quasi fuori tempo. Pronto, con chi parliamo, da dove ci chiama? Pronto? Ettore, pronto? Signor Ettore, da dove ci chiama? Io chiamo da Palermo. Da Palermo, prego, dica brevemente, pronto? Perché siamo in chiusura. Avrei due problemi, uno con il condominio, perché c'è gente morosa che non paga il condominio e dicono loro, gli amministratori, che pagano dopo l'acqua quando è già scaduta, e gli interessi dobbiamo pagare noi. Neanche io. Ma a me, una volta che vi pago regolarmente, compete pagare anche le spese di per colpa di altri, del ritardo. È chiaro. Allora, mi date il ritorno ai nostri esperti, perché non stanno sentendo, non ce l'hanno, dico che non ce l'hanno, se non ce l'hanno tutte e due ci sarà una questione, quindi. Allora, riepilogo io velocemente, che il nostro amico ci dice che nel suo condominio ci sono molti morosi che portano come causa il ritardo del pagamento della bolletta dell'acqua, che poi ha degli interessi naturalmente, eccetera eccetera. Lui dice che lui invece paga sempre, paga puntuale, e è costretto anche lui a pagare gli interessi delle bollette dell'acqua pagate in ritardo. Questa è la domanda. Anzalone. È un argomento che in precedenza avevamo anche affrontato in alcune circostanze. In realtà potrebbe l'amministratore provvedere di sua sponte a ripartire in maniera suddivisa, appunto, questi costi, e attribuirli effettivamente a chi ne è responsabile. Rimane sempre il fatto che ad ogni azione corrisponde sempre una reazione e quindi una conseguenza, cioè vale a dire, il mancato pagamento degli oneri condominiali deve essere perseguito dall'amministratore nei tempi e nei modi previsti dal codice civile, e se ci sono delle conseguenze derivanti dal mancato pagamento delle quote condominiali, il condominio o anche i singoli condomini possono anche agire nei confronti di chi ha causato questi danni. Impostare l'addebito di questi interessi sotto il profilo della responsabilità e quindi del danno cagionato da un soggetto. Però dico, per evitare questo, l'amministratore potrebbe tranquillamente addebitare questi interessi a chi è responsabile, perché dalla contabilità potrebbe farlo. Va bene, la risposta è chiara. Purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato, perché ci sono altri programmi che incalzano, e allora vi ringraziamo, dottor Anzalone, avvocato Marco Allegra, ci rivediamo la prossima settimana. Buon fine settimana a tutti. A tutti. Grazie sempre per l'invito.
Chiudiamo naturalmente questo appuntamento di 16 Live dedicato al condominio. Noi vi diamo appuntamento come sempre in diretta tutti i giorni alle ore 15, poi in replica la sera, la mattina dopo, insomma saremo molto presenti come sempre per fare servizio pubblico. Per il momento vi ricordo che in regia sono stati Nino Tarantino e Matteo Volpe, Roberto Oddo vi ringrazia, adesso vi lascia con un altro interessante appuntamento. Buon proseguimento d'ascolto.